tu scusa per tutte quelle volte in cui ti ho boicottato. Non era odio, era solo che era amore tradito. Lo so, adesso mi è tutto chiaro. Oh, siete già qui? Scusatemi, ma mi sono un po' attardato con me stesso. Ciao. Amore, loro sono quelli della serie web di cui ti ho parlato, quelli a cui ogni tanto raccontiamo delle storie. Mi ha parlato molto di voi in questi giorni. E stop. Buonasera, signori e signori, benvenuti. Buonasera. Amore, adesso potresti anche andare. Benvenuti a Home Theater, Voci da Dentro, un appuntamento seriale ideato per raccontare Brescia e la sua provincia. Scusatemi, ma per cercare di sfruttare questo momento di solitudine casalinga ne ho approfittato per tornare in armonia con me stesso. Gli attori che oggi noi presentiamo... No, scusa, fammi capire. Quindi questa nostra pace era solo un ripiego per sfruttare questo momento? Cos'è? Io sono un ripiego? Amore, no, no. Siccome tu non puoi uscire con i tuoi amici, torni a... Amore, basta con questo. Non mi chiamare amore, chiaro? Se tu non fossi forzato qui in casa, io tornerei a essere uno straccio per te, vero? No, amore, non sto dicendo questo. Ecco qua, guarda qua, tutti i tuoi regalini di questi giorni. La palla, i tuoi pupazzetti, le collane... Basta con questa scenata, sceneggiata. Scenata? Tu sei sempre il solito vittimista. Vittimista? Sì. Certo, vittimista io. Faccio la vittima. Sì, fai la vittima. Va bene. Sai che c'è? Eccola qua. No, ti prego, non farlo. Parliamo un attimo. Scusate. Vabbè, ho passato una vita scollegato dal mio io profondo. Posso continuare come ho sempre vissuto. Dicevo che oggi gli attori che giocheranno con noi alla sfida della creatività in regime di webcam sono Alberto Onofrietti e Antonio Palazzo. Due grandi interpreti, ma che dico i grandi... Vabbè, dai, li conoscete. Ci racconteranno una storia di un reduce della Prima Guerra Mondiale, figlio del terremoto di Messina, adottato da una famiglia bresciana che lo farà partire in guerra risparmiando il loro figlio legittimo. Il legittimo, quindi, il siciliano, due volte, come figlio e come eroe. Insieme alla leva dei giovani del 99 va alla guerra senza sapere che si tratterà di un'immane tragedia, di una violenta immersione negli intestini dell'inferno. Buona visione e ricordate, questo non è teatro, sigla. Dovete essere ancora più forti in pace affinché la guerra e i morti e la vittoria non siano stati in vano. Bene, benvenuti in questa giornata che è una giornata un po' particolare. Vedo che si è collegato il prefetto. Ringrazio. Dicevamo, è una giornata emozionante per tutti noi, per diversi... salutiamo anche il sindaco e il cardinale. Oh. Va bene, io vorrei iniziare con
un messaggio di speranza. La speranza che i nostri giovani possano ricevere l'opportunità di una forte educazione militare. Giovani degni per le future nobilissime cause per cui l'Italia combatterà, seguendo così l'esempio di quanti hanno fatto un completo sacrificio di sé. Ed è grazie a spiriti come questi che l'Italia futura, sorgerà. Sorgerà temprata dalla guerra. In questo primo anniversario, che poi è già diventato storia, il 4 novembre, era solo un anno fa che sentivamo questo messaggio. Era solo un anno fa che l'Italia si risvegliava da un triennio di guerra sanguinosa, di guerra logorante, ma che ha rivelato l'ardimento di un'intera generazione, compresi tanto giovani quanto gagliardi ragazzi del 99. Ed è a loro che noi oggi ci rivolgiamo. Noi vorremmo dire. Vedo che. Ah, si è collegato un nostro amico. Reduce 99. Vediamo se possiamo farlo venire qui per commemorare i suoi compagni. Orsù Gagliardi, prendiamo il fucile, nel cuore ci pulsa l'umor giovanile. L'Italia gloriosa sul Piave rimetti, l'eroica barriera dei giovani petti. Bene, grazie per essere qui. Vuole intervenire, No, no. vuole dire qualcosa a tutte le persone No, presenti? scusate, non vorrei mancare di rispetto. No, ma So che non figurati. sono stato invitato a parlare. Non c'è. Era perché volevo contribuire a questa celebrazione. Certo. In ricordo soprattutto dei miei compagni che non ci sono più. Senta, la stanno vedendo tutti. Se vuole Ah, condividere con noi la sua esperienza, salve. può È che farlo. io ho ancora negli occhi i loro atteggiamenti quotidiani, le voci. Però prima vorrei ringraziare tutti voi, qui adesso, lo Stato, le autorità e la città di Brescia, che mi ha dato molto. Io sono un figlio del terremoto di Messina. Ero piccolo, non me lo ricordo, quel giorno quando io ho preso la mira sulla mia città e ho fatto fuori la mia famiglia. Ho scoperchiato le case, sparecchiato le strade. Ha lasciato vivo me e mi ha adottato una famiglia di qui, di Brescia. Io sono tra i fortunati perché sono tornato dalla guerra, mentre molti miei compagni sono entrati nell'ombra. Mi è stato dato un sussidio che mi permette di vivere dignitosamente. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, sezione di Brescia, tessera numero 50903. E così si campa. Una cosa buona della guerra è che le donne le ha emancipate tutte d'un colpo. Quando gli uomini erano via hanno dovuto fare tutto, le spazzine, le tranviere. E adesso si danno la pazza gioia. Adesso fumano, adesso si balla dalla mattina alla sera, foxtrot. Certo, io non posso. Preferirei poter lavorare, ma. Beh, magari potremmo unirci tutti assieme in un canto per ricordare chi non c'è più, Volete che. unirvi a questo Sì, canto? dai, coraggio. Orsù Gagliardi, Gagliardi, prendiamo prendiamo il il fucile, fucile, nel cuore cuore ci ci pulsa pulsa l'umor l'umor giovanile, giovanile. l'Italia L'Italia gloriosa gloriosa sul sul Piave Piave rimetti. rimetti, L'eroica l'eroica barriera barriera dei dei giovani petti. giovani Va bene, petti. allora proseguiamo con la L'eroica celebrazione. barriera. Ma chi le scrive queste minchiate? E quando le scrive, lo sa che mente? Eh? No, quelli là li ha fregati i Salgari, sì. Così noi,
logica conseguenza dovevamo fare i corsari neri per loro. Va bene. Ma noi hanno detto che lo facevamo per gli uomini, per tutti, per la nostra gente, per l'umanità. 7149 corsari neri. Ma piccolo problema, Mompracen l'aveva inventata uno che non si era neanche mai alzato dalla sedia. Va bene, allora ringraziamo... Invece noi è come se siamo partiti. Sì? Abbiamo lasciato tutto. Ricordo la parata, 24 maggio 1915. Il momento più bello è stato in piazza Tebaldo Brusato. C'erano i ragazzi intorno a noi che ci incitavano, e noi lì a farci belli, a fare i grand'uomini. Io avevo il moschetto troppo grande, l'elmetto che mi cadeva sulla fronte. Ci dicevano di essere indomiti. Io neanche lo sapevo cosa volesse dire essere indomiti. Allora, che ne so, facevo una smorfia che secondo me qualcosa di indomito doveva avercela. Le note delle fanfare riempivano le strade. Sembrava una festa. E questa? Non è una festa, questa. È una festa, sì o no? Guarda lì là. I politicanti, lucidi, tondi, in posa, sembrano su un vassoio. Va bene, io allora mi scuso per queste parole, direi di chiudere il collegamento e... Adesso mi fai finire di parlare. Sai cosa ci dicevano? La guerra che combatteremo è fiamma purificatrice, volta a rigenerare l'umanità. Voi siete la generazione che renderà grande, rispettata Brescia e l'Italia tutta. Accettiamo i sacrifici, perché ci renderanno degni di radiosi giorni di pace e floridezza. Una nuova coscienza va formandosi. Gioventù significa forza, significa speranza. E bla bla bla. Doveva essere un'avventura. E io invece li ho visti morire come cani. Di giorno se pioveva era fango, se c'era il sole era afa da scoppiare. Di notte i razzi erano fuochi d'artificio, sembravano. E quelli avvelenati dal gas venivano fuori gonfi così come palloni. L'odio è forza, ci dicevano. Con l'odio si vincono le guerre. Odio? Ma come fai a odiare a stomaco vuoto? Come fai a odiare con 10 chili di meno di quando sei partito? Come fai a odiare quando anche negli occhi di chi ti deve infondere il coraggio vedi la paura? Ma la paura vera, quella delle bestie, non quella dei cristiani. Sprofondavamo nella melma, nella disperazione. Io li ho visti morire quasi tutti. Alcuni si sforzavano di tenere i volti sereni, avevano la terra nelle narici, gli occhi in poltiglia, la faccia mezza strappata via, ma sorridevano, perché non sapevano. Non sapevamo. Sono morti nella puzza di sangue marcio, nella puzza di merda. Io ho ancora nelle orecchie le loro voci. Oh, hai da accendere? Ma quando finisce sto schifo di merda? Sai chi mi ha scritto? La Denisa. Le loro parole di quando erano vivi. Adesso io vivo coi fantasmi, vivo con le ombre, coi ricordi. Erano 7149, tutti giovanissimi. Sono partiti con la certezza di un domani di gloria per tutti. E oggi è domani. Insomma, guarda qui. Bisogna solo pregare che non accada più, che non ce ne sia più un'altra. Ho qua il loro lettere. Caro padre, da che sono partito di Brescia, i giorni non sono tanti, ma a me, mi pare, dei anni che sono partito. Io qua, in questi monti, sono abituato che si marcia come le capre. Io, questo momento, sono in trincea, ma non è pericolo, perché queste sono trincee
dove non si avanza né no altri né gli altri tedeschi. Qua sono sempre in mezzo al suono del cannone e dei fucili. Adesso sono abituato a sentire questo rimbombo. Mi pare quando si va alla caccia. Michele Scalvini, 13 agosto 1913. Figlio caro, con la penna non posso dirti quanto soffre il tuo genitore per sé e per il proprio amato figlio. Caro figlio, benché tuo padre non è tanto padrone della penna e della lingua, con questo poco scritto ti inculca generosità ed educazione. Mi piange il cuore a doverti dire questo, e ne avrei ancora, ma non posso, perché dovrei rigare queste pagine di pianto. Stai buono, educato ed obbediente. Ama le tue nonne, dimostrale sempre e ovunque il tuo rispetto. Abbi, per ultimo ancora, tanto rispetto per il nonno. Io che sono il tuo padre, tienimi in cuore come memoria. Baci ad Emanuele, mamma, tanti alle nonne, ai nonni, zii e zie tutti. Ti bacia tanto tuo padre, che tanto ti pensa. Rum Stefano Fugiovanni. Cari genitori, oggi stesso ho ricevuto la vostra desiderata lettera, nella quale sono rimasto molto contento nel sentire che vi trovate in buona salute. E come vi posso assicurare di me stesso, mi presento. Cari genitori, sono rimasto molto contento di sentire che avete trebbiato il grano e ne avete bevuto molto, che io non mi credevo mai di averne così tanto. Sono rimasto contentissimo. Sarebbe ora di finire questa istruzione di educazione. Tanti ci devono lasciarci la vita. Sì, genitori miei, e speriamo che Dio si faccia questa grazia della pace. Così desideroso di presto sarà per me. That's the truth.